Rieccoci, ben ritrovati ancora una volta per questo nuovo appuntamento del cocktail musicale Le Interviste. Ringraziamo la nostra produzione Hans TV e quest'oggi in studio con noi abbiamo un giovane cantautore. Lui si chiama Fabri T. Ciao Fabri. Ciao a tutti, buonasera. E allora, parlaci un po' di te, Fabri. Quando e come è nata la passione per la musica? Allora, poc'anzi abbiamo detto che ti sei svegliato un po' tardi. Sì, mi sono svegliato tardi perché nel senso che comunque questo è un periodo in cui a 32 anni mi sento abbastanza, ecco, maturo a livello musicale. Ovviamente non sto dicendo che io non debba continuare a imparare, perché bisogna sempre imparare, mi evolvo sempre. Però è un momento in cui ho voglia di fare tante cose, sono pronto di fare tante cose. Perché la passione per la musica è nata, possiamo dire, da quando ero piccolo. Perché io già mi ricordo che... Io ho iniziato che a 3 anni disegnavo. Sì? Quindi la passione per l'arte in per generale. Per tutti la percezione è stata: tu devi fare il disegnatore, tu disegni... Perché io uscivo, andavo al cinema, poi tornavo a casa, mi buttavo sul letto e disegnavo quello che avevo visto, no? Quindi la percezione era questa. Finita la scuola, ho fatto l'artistico, il liceo. Finito il liceo, cioè durante il liceo, fino a quando mi sono diplomato, è subentrata questa passione, che comunque c'era da piccolo, perché ascoltavo le sigle dei cartoni animati. Mi facevo delle domande, dicevo: come fanno a produrre la sigla dei cartoni che seguivo? Tanto che poi piano piano, con alcuni programmini sul telefono, ho iniziato a sperimentare. Ho detto: ho provato a fare delle cover, così molto, molto tranquille, le pubblicavo. E piano piano ho detto: questa cosa cresceva sempre di più, perché io seguivo gli artisti, mi innamoravo del Festival Bar, mi ricordo i tempi. Sì. Quindi questa cosa poi è diventata proprio una passione a tempo pieno. Per cui ci hai lavorato giorno e notte, dove hai realizzato e creato anche tu la musica, oltre le parole, musica e parole tue, per cui un Fabri T a 360 gradi. Sì, un po' per, diciamo, voglia di voler creare, un po' per necessità, perché sia perché ero timido e non avevo quella cosa di andare magari in uno studio, e perché magari non avevo l'opportunità, ecco. Quindi ho detto: voglio provare da solo. E hai iniziato questo percorso musicale anche creando un tuo studio. Sì. Dove tu ci passi la maggior parte del tempo, dove ci lavori per campionare la musica, oltre a scrivere le parole, poi la parte più difficile è lavorare sulla musica, creare la giusta melodia. Esatto, è quello, diciamo, che a livello melodico è una cosa che mi viene molto istintiva, devo dire. Però è difficile, soprattutto in un'epoca in cui è importante tutto. A volte diventano importanti tutte le cose che sono intorno alla canzone, che è la canzone. Però, insomma, la voglia di andare avanti, perché io sono innamorato anche del lato visivo di un artista, anche i video, tutto ciò, l'idea del personaggio, anche dell'attitudine. Mi piace la musica e l'arte a 360 gradi. A 360 gradi, come dicevamo poc'anzi. E un tuo artista a cui tu ti ispiri c'è o no? Ce ne sono diversi. Se io ti posso dire, proprio l'artista che mi ha fatto iniziare a mettermi in gioco è stato... Che ti ha fatto innamorare di questo ambiente. Sì, è stato un rapper americano che si chiama Kanye West, che ha rivoluzionato anche un po' il rap negli anni. E lui proprio è stata la spinta che mi ha fatto dire: voglio provarci anche io proprio a farlo al 100%. Poi ci sono tanti altri artisti dell'R&B che mi hanno influenzato e mi hanno fatto uscire dal rap, perché io ascoltavo principalmente rap quando ho iniziato proprio a fare musica. Mi sono reso conto e mi hanno fatto rendere conto di questa cosa gli altri. Mi hanno detto: tu hai una bella voce, quindi sfrutta anche la tua voce per fare qualcosa di tuo. E sto cercando di fare questo, di portare questo. C'è una canzone a cui tu sei legato maggiormente?
Delle mie o in generale? Intanto una delle tue, perché parliamo della tua produzione. Sicuramente la canzone che mi ha fatto vincere il premio De André nel 2022, Mari, che è un brano che è scritto in dialetto siciliano per la prima volta, perché non avrei mai pensato di scrivere un testo in siciliano. Perché? Perché? Ma non ti so dire un perché, perché non lo vedevo, ecco, una cosa possibile. Mi trovo sempre bene a fare roba comunque in italiano, in inglese, ma il siciliano, io dice, non lo so, storcevo un po' il naso, ho detto, ma non... ci pensavo, ma non volevo. Poi magari sentendo qualche artista cantare nel proprio dialetto, ho detto proviamoci. E ho fatto una canzone che comunque non vuoi mi ha portato la soddisfazione più bella che attualmente ho nella mia vita artistica. Nel tuo repertorio musicale. Anche perché ha un significato abbastanza importante. Ecco, che poi ti ha portato anche alla vittoria del premio di André, insomma. Per cui è un premio non indifferente, ecco. Sì, è stata un'esperienza, penso, indimenticabile. E parlaci di questa tua esperienza. Beh, è stata una... In realtà io ero, a dire la verità, sono stato sempre molto scettico un po', sì? della maggior parte dei concorsi. Come mai? Ma perché magari mi è capitato in passato di ricevere delle cosiddette sole. Ok. Perché purtroppo... delle porte in faccia. Delle porte in faccia, ma anche grandi truffe pure. Ce ne sono i truffaldini. Ci sono. Purtroppo sì. Ma anche per un'insicurezza mia. Okay. Devo dire, se devo essere sincero, perché comunque è sempre un grande mettersi in gioco e insomma ci vuole sempre coraggio per fare questo. E sono stato spinto da mio zio, che comunque mi ha detto vai, partecipa, potresti vincere addirittura. Ho detto vabbè, mandiamo questa canzone. E così è stato. Così è stato. Hai partecipato ad altri concorsi oltre questo oppure no? Un'altra bella esperienza fatta qualche anno prima, nel 2019, è stato un contest creato dalla Coca-Cola, sì. Che praticamente mandando un singolo io potevo scegliere tra quattro team diversi, ovvero c'era Annalisa per il team, mm-hmm. per il genere soul, poi c'era Emi Schilla per il rap, c'era Charlie Charles che era un produttore trap e Irama per il genere pop. Io ho fatto un pezzo soul. Artisti di un certo calibro. Sì, di un certo calibro, tanto che mi hanno preso per questa selezione e sono andato a Milano, fino a Milano, in uno dei più grandi studi di registrazione che ci sono a Milano. Sì. Non so se si può dire, comunque al Massive Art Studio, che è uno dei più grandi studi. L'hai detto? Di Milano. L'hai detto? Hai fatto bene. Noi, guarda, non abbiamo rivali, non siamo gelosi di nessuno. Per noi chi fa musica, chi promuove l'arte sono nostri colleghi, per cui va bene così. Perfetto. E quindi lì è stata una bellissima esperienza, perché ho conosciuto Annalisa, la cantante Annalisa, che mi, sì? mi ha sentito chi cantare. Chi è? Canta? Canta ancora? Canta, sì. E devo dire tantissimo. Annalisa, oltre ad essere una cantante, ad essere una persona veramente umilissima, ho avuto il piacere di conoscerla, è bellissima davvero. Io ho sempre detto, io l'ho conosciuta nel 2010 se non vado errato, e da lì proprio, e poi ha visto veramente, abbiamo visto i risultati che ha avuto negli anni. Secondo me ha dato proprio un colpo all'acceleratore, sì. Proprio, e speriamo, ha che detto non prendiamoci tutto. E così sta facendo, perché dove c'è lei, dove c'è il nome di Annalisa, vince tutto, come l'asso piglia tutto. Fabri, tu in qualsiasi cosa fai ci metti anima, corpo, cuore e anche soldi, perché tu ti produci anche da solo, hai creato uno studio di registrazione anche tuo, sì. Per appunto andare incontro a queste esigenze che magari giustamente da solo potrebbero essere molto gravose, invece hai deciso di investire il tuo futuro nella musica in tutto e per tutto. Esattamente.
esattamente. Hai un canale dove magari chi vorrebbe venire ad ascoltare le tue canzoni, i tuoi lavori discografici? Il mio social principale è sicuramente Instagram. Sì. Insieme a TikTok, dove ormai. Ovviamente ormai per una questione proprio di come dire, di inerzia, forse bisogna di bisogno quasi, perché io comunque lavoro sia su Instagram che YouTube, dove carico le mie canzoni, dove mostro, diciamo, tutto quello che faccio. Anche questa intervista andrà su YouTube. Noi abbiamo il nostro canale dove caricheremo un po' tutte le nostre interviste, perché del è importantissimo, cioè è fondamentale. I social ormai hanno un ruolo veramente principale, fondamentale, principale, per, sia per la musica sia per l'arte in genere. Esatto, bisogna insomma adattarsi a questi tempi, dove è giusto, perché comunque è un modo per, è sempre una pubblicità per te. Certo. Poi ovviamente c'è tanto tanta giungla in questo mondo. Ci si confonde un po', secondo me, con le cose, però l'importante è fare sempre, secondo me, ciò che piace, ciò che uno sente, senza dare peso alla concorrenza, a quello che c'è in giro. Bisogna andare per la propria strada, ed è quello che sto cercando di fare, che ho sempre fatto, seguire quello che mi piace. I tuoi obiettivi, raggiungere i tuoi obiettivi che ti sei prefissato. Io infatti ho sempre detto, anche in altre interviste, in altre occasioni, anche da giurato in diverse manifestazioni, noi abbiamo dei talenti a Messina che non vengono fuori perché non hanno la possibilità di poter manifestare il loro talento, la loro bravura. Noi mettiamo appunto i nostri canali a disposizione, mettiamo a disposizione la nostra emittente, le nostre radio, le nostre TV, per i nostri canali ufficiali, per dare spazio soprattutto ai giovani talenti messinesi. Al contrario di come qualcuno potrebbe dire, a Messina non c'è niente, non è vero niente. Noi abbiamo creato una realtà, abbiamo creato una realtà che tu stai vedendo oggi per la prima volta, e diamo la possibilità, come stiamo facendo anche oggi con te, perché riteniamo che anche tu hai talento da mettere in mostra e dimostrare che a Messina abbiamo veramente gente che merita di aprirsi le porte, di aprire le porte nel mondo della musica, nel mondo dello spettacolo. Anche se, come dicevi, è una giungla, perché in realtà è un po' così, perché devi farti spazio anche a gomitate, con le unghie, con i denti, devi aprirti la strada. Tu lo stai facendo abbastanza bene, perché con le tue forze hai già all'attivo tantissime canzoni, tanta musica, tanti lavori, tanti sacrifici, tanti lavori discografici, che è, appunto, dicevamo, hai realizzato a 360 gradi solo ed esclusivamente con le tue forze, aspettando il momento giusto, e che nel posto giusto, al momento giusto, si trovi o si riesca a capitare la persona giusta che ti possa aiutare ancora un po' di più a percorrere questa tua strada, questo tuo cammino artistico. Se tu dovessi dare un consiglio a chi si vuole cimentare in questo ambiente, in questa strada artistica, cosa consiglieresti di fare? Sicuramente di, in primis, appunto, come ho detto prima, cercare di fare ciò che piace e non confrontarsi mai con gli altri, con quello che va adesso, o con cioè non mai fare una cosa forzata. E soprattutto augurargli di avere la fortuna di trovare, comunque, perché è giusto, ci vogliono delle persone con cui collaborare, perché da soli si può fare, ma fino a un certo punto, quindi avere la fortuna di trovare delle persone con cui si può nascere un'amicizia, che lo aiutino, ecco, a realizzare, comunque a collaborare, a fare un qualcosa di bello. Una collaborazione intensa per creare una realtà artistica. Esatto. Va bene, una tua canzone a cui tu sei legato?
E poi chiudiamo. Il mio brano, Mari, e poi nel, diciamo, nel panorama internazionale è una canzone di un mio del mio cantante preferito che ho citato prima, si chiama Runaway, è una canzone molto particolare che mi ha colpito perché il testo comunque fa capire che la persona non è più in grado di continuare una relazione, gli dice alla sua ragazza scappa via perché io non posso continuare. Mi ha fatto capire, non so perché, quella canzone mi ha fatto capire che bisogna prendersi le proprie responsabilità. Quindi mi ha colpito questa cosa, a parte la musicalità che è molto bella. Ok, allora tu hai tanta carne al fuoco, per cui stai già lavorando ad altri progetti. Io a nome di tutto il gruppo di Ansia TV ti facciamo veramente un in bocca al lupo grandissimo, perché te lo meriti, hai stoffa, hai talento e speriamo di avere, che tu possa avere quel giusto pizzico di fortuna in più. Però ti voglio strappare una promessa prima di lasciarci, che il prossimo lavoro discografico tu lo presenterai qui da noi. Va bene. In anteprima. Lo faremo. Ok, promesso, bene, l'accendiamo? Promesso. Ok, allora ringraziamo Fabri T per essere stato con noi, lo ringraziamo ancora una volta, grazie a tutti voi per aver seguito il cocktail musicale, le interviste, grazie anche alla nostra produzione Ans TV, da Pino è tutto, grazie, alla prossima.